E dopo aver superato il primo ed il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia, il Perugia proverà a vincere anche il terzo turno. Questa sera allo stadio Armando Picchi affronterà il Livorno di mister Davide Nicola. Mister Battistini ieri in conferenza stampa ha dichiarato che la sua squadra è in crescendo, il precampionato lo sottolinea, e che pertanto può provare a giocarsi la qualificazione. Passare il turno è un'impresa importante, con la conseguenza poi di andare ad affrontare una squadra di Serie A. Il Perugia questa sera dovrà fare a meno degli squalificati Tozzi, Borzoi e Martella e degli infortunati Jefferson, che a causa di una lacerazione di terzo grado al bicipite femorale potrà rientrare tra 30-40 giorni, e poi Benedetti, che giovedì ha accusato un risentimento muscolare. La gara di questa sera sarà arbitrata dal signor Paolo Valeri di Roma 2, gli assistenti Lorenzo Manganelli di San Giovanni Valdarno e Riccardo Bianchi di Lucca. Il quarto uomo è Claudio Gavillucci di Latina. Ma subito passo a dare le formazioni per il Livorno: mister Nicola a schiera, Mazzoni, Salviato, Ceccherini, Lambrughi, Gemiti, Belingheri, Molinelli, Luci, Dionisi, Paoligno, Siligardi. Risponde mister Battistini con Coprivec, Anania, Russo, Esposito, Caccioli, Lebran, Fabinho, Cenciarelli, Ciofani, Clemente, Rantier. Al secondo Paoligno dalla destra si porta in aria, ma permette il recupero da parte della retroguardia perugina, forse per paura del fuorigioco, e guadagna il calcio d'angolo. Al settimo buono il guizzo di Siligardi, che si destreggia bene, ma al limite fa partire il suo sinistro, che risulta essere alto sopra la traversa. Al tredicesimo azione tambureggiante degli amaranti, in ultimo Dionisi che cerca la rovesciata, ma niente di fatto. Al quattordicesimo Coprivec salva il risultato anticipando Siligardi mentre stava caricando il sinistro all'altezza del dischetto del calcio di rigore. Al venticinquesimo intervento pulito di Lambrughi, che in aria ferma l'azione di Ciofani. Al ventinovesimo ammonito ed espulso Lebran in un minuto solo per fallo su Siligardi mentre stava per entrare in aria. Perugia pertanto costretto a giocare in 10. Al trentesimo punizione di Siligardi, riceve Paoligno che dal vertice dell'area piccola lascia partire il tiro con la palla che sfiora il palo alla sinistra di Coprivec e si perde sul fondo. Al 33esimo cambio per il Perugia, dentro Carlotto esce Rantier, e al 39esimo grande destro di Dionisi sul secondo palo con la palla fuori di un non nulla. Al 44esimo punizione della tre quarti del Perugia direttamente in aria, Lambrughi strattona Cenciarelli e rigore per il Perugia. Clemente sul dischetto non sbaglia, 1-0 per il Perugia. Concesso un minuto di recupero e le squadre rientrano negli spogliatoi con il Perugia in vantaggio. Ora con il montaggio passiamo alla ripresa, e subito ad inizio gara mister Battistini effettua il secondo cambio, dentro Moscati fuori Fabinho. Al settimo tunnel di Esposito, che dal fondo mette in mezzo Ciofani, prova a fiondarsi ma viene anticipato e chiuso da Ceccherini e Lambrughi. All'ottavo Siligardi ammonito per simulazione in aria. Al nono pareggio per il Livorno, azione personale di Siligardi, brucia quattro giocatori del Perugia e la mette dentro. All'undicesimo è un 1-2 micidiale, poco più di un minuto ed è ancora Siligardi, incursione in verticale di Luci, entra in aria, scambia per Paoligno, passaggio per Siligardi e quest'ultimo che non sbaglia, doppietta personale, 2-1 per i toscani. Al diciassettesimo Lambrughi commette fallo di istruzione su Moscati, doppia munizione ed espulsione, ed è ripristinata la parità numerica. Al diciottesimo dentro Politano fuori Anania, e al diciannovesimo tiro cross sul primo palo di Salviato fuori di poco. Al ventiduesimo spunto personale di Dionisi, dribbling secco nei confronti della difesa perugina e terzo gol. Al ventiquattresimo splendida la diagonale di Dionisi, che attraversa tutto lo specchio della porta e fa la barba al palo. Al ventiseiesimo serie di rimpalli e per ultimo Paoligno tira a botta sicura. Coprivec è battuto con Carlotto che alza il muro davanti alla porta e spazza via. Al trentunesimo contropiede ottimo per il Livorno, sicuramente da sfruttare meglio, con la palla che viene ribattuta per ben due volte, prima su tiro di Dionisi e poi su Belingheri, niente di fatto. Al trentacinquesimo dentro Bigazzi fuori Siligardi, al trentanovesimo rosso diretto per Capitan Clemente per fallo su Di Bella. Al quarantaduesimo cambio per il Livorno, fuori Ceccherini e fa il suo ingresso Meola. Sono tre minuti di recupero e si prosegue fino al 48esimo, e al 47esimo bellissimo tentativo di Bigazzi, ribattuto da Coprivec, ma è pronto Dionisi che porta a 4 i gol degli Amaranto. Termina con il Livorno che batte il Perugia per 4-1.
risultato vero nelle sue proporzioni? Ma credo che noi abbiamo giocato, nonostante l'inferiore numerica, un ottimo primo tempo. Abbiamo cominciato bene anche il secondo tempo, abbiamo avuto l'occasione per raddoppiare, senza soffrire in verità mai. E dopo il primo gol abbiamo avuto uno sbandamento, sicuramente dovuto al fatto anche che abbiamo giocato apposta 60 minuti, praticamente in 10 contro 11, contro una squadra di categoria superiore, non dobbiamo dimenticarlo, per poter fare un risultato eccezionale, che credo che noi avevamo i mezzi per farlo. Per me sarebbe bastato restare 11 contro 11, sono convinto che questa partita non l'avremmo persa, perché in campo la squadra è stata molto bene e non ha subito assolutamente il Livorno nella prima parte. Poi dopo, nella seconda parte, abbiamo subito l'iniziativa di un Livorno che ha qualitativamente giocatori importanti, e quando sono trovati con maglie un po' allargate sono riusciti a far vedere tutta la loro qualità. Prima sinceramente non ci erano riusciti, quindi da un certo punto di vista dobbiamo prendere il positivo anche c'è stato in questa partita, vale a dire il fatto che la squadra in 10 contro 11 è andata in vantaggio, ha retto bene il campo, e però capire che due cose: innanzitutto non possiamo regalare uomini in campo come abbiamo fatto stasera, né in occasione della prima espulsione né in occasione della seconda, non ci è mai successo nella stagione passata, forse perché siamo stati anche sempre primi in classifica, però la forza si vede anche in queste cose, ci vuole attenzione. Abbiamo preso la prima ammonizione in maniera assolutamente stupida, la seconda ancora peggio. Giocare in 10 contro 11 contro una squadra superiore non è un boccone da ghiotti. Due cose: una questa del non dare vantaggi, la seconda quale sarebbe? Cioè, lei ha detto due elementi si possono trarre: prima, che non possiamo regalare un uomo; il secondo quale sarebbe? Il secondo elemento è che dobbiamo essere forti anche in difficoltà. A mio parere la squadra in un momentino di sbandamento l'ha avuto quando si è accorta nella più padrona della partita, come l'è stato probabilmente per lungo tempo, e no, questo succede quando giochi con squadre di categoria superiore, ma succederà anche con squadre di questa categoria, perché sono squadre che stanno a giocare a calcio e stanno bene in campo. Quindi dobbiamo essere un po' più tosti in questo contesto. Forse questa sconfitta ci aiuterà a capire anche che non dobbiamo assolutamente mollare la corda. Poi è una sconfitta alla fine, nelle proporzioni un po' eccessive, potremmo evitare il quarto gol, però ti ripeto, potremmo evitare soprattutto le espulsioni. Il palleggio in mano per larghi tempi, ogni volta che perdavamo palla entro i 3 secondi riuscivamo a riconquistarla. Il primo, anche se la squadra del Perugia ben messa in campo, qualitativa come uomini, secondo me il primo tempo aveva fatto pochino. Il rigore non lo commento, non mi interessa, c'era o non c'era, non spetta a me dire queste cose. Sicuramente è stata, secondo me, l'unica occasione dove abbiamo veramente sofferto. Poi, dopo aver fatto un primo tempo così, secondo me era giusto anche raccogliere quello che avevamo in parte seminato nel primo tempo. Lei ha visto in pochi giorni Perugia e Benevento, che fanno parte dello stesso girone della prima divisione. Come le può comparare queste due squadre? Beh, sono due squadre che intanto hanno filosofie diverse. Benevento è una squadra che ha come filosofia più il palleggio, più la ricerca del gioco stretto. Invece il Perugia è una squadra che ha, almeno a me hanno impressionato, sia per fisicità che per efficacia anche delle giocate. Ecco. Poi noi, per noi non è stato facile stasera, ecco perché io sono particolarmente contento. Secondo me sarà una squadra che ovviamente dovrà partire con le giuste motivazioni, arrivano da 2 anni di campionati vinti con entusiasmo. Io non dirò che vincerà il campionato, perché sennò gufo il Perugia, non mi va. Io dico che secondo me, se c'è l'aiuto dei tifosi e loro ci credono, possono dar fastidio a tanti.